giunge dallo stadio Giuseppe Meazza di Milano San Siro, da dove vi parla Giuseppe Di Santis, grazie all'assistenza tecnica di Daniele Bulgarini e Antonio Topolino. Notte di Champions, notte in cui Milano può raggiungere un traguardo storico, ossia una semifinale tutta milanese. Se l'Inter dovesse confermare il risultato dell'andata 2-0 la settimana scorsa a Lisbona contro il Benfica, sarà una semifinale Milan-Inter con una milanese sicura in finale. Ma non bisogna ovviamente fare i conti senza l'oste, perché l'Inter vista in campionato zoppica, è parecchio, un punto nelle ultime 5 partite, 3 sconfitte in casa, 0 gol segnati, ma l'aria di Champions ha portato il pienone a San Siro, oltre 75.000 spettatori, sfiorati gli 8 milioni di euro di incasso, è assolutamente record in una città invasa da visitatori per il Salone delle Automobili, rassegna mondiale che ha portato in città praticamente da tutto il mondo. Sono riusciti però ad arrivare i sostenitori portoghesi che occupano il terzo anello, bravi, perché vi assicuro che trovare un posto, una camera in albergo a prezzi normali è assolutamente impossibile, e sarà bellissimo vedere le divise tradizionali tra due società storiche che a metà degli anni 60 proprio qui a San Siro disputarono una finale di Coppa dei Campioni. Vince l'Inter, azione di Lautaro Martinez che arriva al limite dell'area, Di Marco non l'aggancia, gli aveva fornito un pallone strepitoso, Di Marco l'ha mancato, Lautaro che va a servire Barella, area di rigore, Barella, Barella, sinistro, gol! Barella, ancora lui, con il sinistro, la sblocca lui, al 13° minuto, la inizia lui, lo aiuta Lautaro Martinez, calcia con il sinistro, vola il portiere Blachodimos, ma non ci arriva, palla sotto l'incrocio, e l'Inter va in vantaggio e si porta sul 3-0 nel complessivo. Ancora lui, Niccolò Barella, non sarà Fulvio Collovati la sua migliore stagione, ma quando c'è da rispondere presente, è il primo. Come l'andata, ha risposto presente anche nella partita di ritorno con un gol meraviglioso, direi strepitoso, e che gol, questa volta recupero lo falla, l'ha fatto Lautaro Martinez che l'ha subito servito praticamente a 3-4 metri dal fuori area, lui nessuno gli è andato incontro, si è messo il pallone sul sinistro e ha calciato il sinistro sul palo lontano all'incrocio dei pali, assolutamente imparabile per il portiere, un gol bellissimo. L'Inter è in vantaggio, non gestisce la gara, come vedi, bravissimo, va anche in ripartenza, e per cui andare in vantaggio è molto molto positivo, un gol stupendo, continuo a sostenerlo. Inter 1 Benfica 0, ma in queste partite bisogna anche ricordare l'aggregato e il punteggio complessivo che dice Inter 3 Benfica 0, i conti si fanno velocemente. Il Benfica, per provare a raggiungere i supplementari, dovrebbe segnare 3 gol senza subirne, si mette bene, si mette davvero bene per l'Inter, ottimo l'atteggiamento, e questa è l'Inter di Champions, sono due squadre diverse, completamente con diverse. Il Monza è andato a sbattere per tutta la partita prima di prendere il gol di Caldirola, idem con la Fiorentina, idem con la Juventus, la sconfitta di La Spezia, il pareggio a Salerno, e poi invece in Champions con una squadra che, lo ricordiamo, era nel girone della Juve, ha battuto la Juve a Torino e a Lisbona, nel girone c'era il Paris Saint Germain, ha pareggiato a Parigi e a Lisbona, viene dai preliminari, ha eliminato i danesi del Midtjylland e poi la Dinamo Kiev ai playoff, e poi nel ottavo di finale ha vinto dentro e fuori contro il Bruges, quindi merito dell'Inter. Nel destro Cicchigno 22, con il sinistro Rafa Silva 27, parte lui e gran riflesso di Onana, battuta bene questa punizione, non potentissima ma indirizzata all'angolo basso, volo come un gatto di Onana che la tocca e poi evita anche l'angolo, ma... ottimo riflesso di Onana. Lautaro segna il gol dalla 2-0, ma c'è fallo, spinto. Peccato per Lautaro che non segna dalla partita con Lecce. L'ho visto subito. E qui poteva sbloccarsi perché è un po' che non segna, però lui cosa fa? È una spinta minima, però ha indotto il difensore che era in anticipo a andare controtempo. Gilberto. Certo, che avanza palla al piede, scarica poi per Florentino Luis. Florentino Luis si ferma, attenzione, posizione regolare adesso per Rafa Silva che la mette al centro, colpo di testa, rete, il pareggio del Benfica, grande stacco di Orsnes, il giocatore norvegese, e qui l'Inter si è distratta, grande azione del Benfica, una grande azione sulla destra,
E devo dire che qui è stata sorpresa tutta la difesa dell'Inter. Lautaro che si porta a spasso quattro giocatori, poi calcia e il pallone termina non di molto lontano dalla porta difesa da Blacco Dimos. Bastoni da lì ha crossato e lo crossa ancora per Dzeko che impatta di testa. Sta diventando un crossatore sopraffino con il sinistro. Lo ricordo, Bastoni giovanissimo, certo, anche la Del Venturo faceva il centrale, piedi un po' da sistemare. Adesso devo dire che ha fatto un cross, mancino, guarda, è un mancino, mancino d'oro. Attenzione perché c'è Di Marco che lancia Mkhitaryan. Mkhitaryan, Di Marco, ottima l'azione. Di Marco, ecco, gol! 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 Ha segnato Lautaro Martinez per il nuovo vantaggio dell'Inter. Grande azione Mkhitaryan, Di Marco, Lautaro da dentro l'area piccola di prima intenzione, la scaricata in porta. Esulta Di Marco come se avesse segnato lui. Attenzione perché adesso qualcuno del Benfica sta facendo annotare una possibile posizione irregolare, ma credo di no, perché Di Marco era sul fondo. L'azione è meravigliosa, l'azione è meravigliosa, e quando Di Marco va sul fondo, cerca l'1-2, è stato bravissimo Mkhitaryan in profondità, ha cercato l'1-2, Di Marco è andato sul fondo e ha servito Lautaro Martinez dentro l'area di rigore. Vediamo, guarda che palla che gli ha dato Mkhitaryan. Non c'era assolutamente fuori gioco. Ecco, fosse arrivata Dzeko forse sì, però Lautaro, guarda adesso gli smartphone, e questa è un'immagine che noi per radio meravigliosa, vi meravigliosa. Smartphone, devo fare il video, tu parla che io faccio il video. È una fiaccolata che a noi romantici del calcio ricorda quella vera, con le fiaccole vere, allo Roma, Stadio Olimpico 1968, quando l'Italia conquista il suo primo titolo europeo. Questi sono smartphone, ovviamente i tempi che cambiano, l'accendono tutti, e adesso è davvero una fiaccolata 2.0 con l'Inter che si è riportata in avvantaggio. Lautaro Martinez non segnava dallo scorso mese di marzo, nella vittoria con il Lecce, che tra l'altro è l'ultima partita vinta dall'Inter qui a San Siro. Adesso balliamo tutti perché tutti saltano e si muove anche la tribuna stampa. Noi parliamo Inter 2 Benfica 1, 4-1 nel complessivo quando mancano 22 minuti. Guarda Danfis come va, se ne va in porta, area di rigore, attenzione, Di Marco va a respingere con un colpo di testa. Antonio Silva non ha forzato tanto Di Marco questa conclusione, che era da posizione favorevole. Correa, Correa, e a questo punto il discorso è chiuso. Prima palla toccata, segna Correa, 3-1 Inter sulla Benfica, 5-1 al complessivo. E a questo punto io l'ho tenuta per non metterti in difficoltà, perché io sono un grande ascoltatore dei nostri programmi radiofonici. Sì. Domenica, in Domenica Sport, nel commento del post campionato, tu hai detto l'Inter è già passata. Io da casa ho detto, oddio, l'Inter ha perso col Monza. No, adesso lo possiamo dire. Ma certo, ma anche sul 2-1 vedi che mi sono sbilanciato. Probabilmente mi sarei dovuto sbilanciare anche sull'1-1, perché è un Inter diversa, è un Inter più empatica, ci mette empatia, è un Inter che lotta su ogni palla, il pubblico apprezza. Tieni presente che l'Inter domenica è uscita tra i fischi contro il Monza, è uscita tra i fischi. Oggi c'è un pubblico che ci sta illuminando, vedi? Ci sta illuminando, è un pubblico entusiasta per la prestazione. Ha fatto gol, scusami se mi esprimo in questo modo, addirittura Correa, che è uno dei giocatori più contestati, era stato fischiato, secondo me anche ingiustamente, nell'ultima gara. Ecco, per cui è un Inter in estasi che ha reso facile una qualificazione che all'apparenza sembrava difficile contro il Benfica, ha ridimensionato questo Benfica. Pensa che il Benfica nella qualificazione sembrava una squadra mostruosa, la Juve non aveva 4 vittorie, un pareggio mi pare. Ecco, questo erroraccio di Brozovic e il Benfica prende un palo. E qui anche fortuna Inter. Ma questo è un errore di un singolo, non è un errore di un reparto. Questo è un errore in uscita. Brozovic che consegna al limite dell'area una palla a Neres. Forse hai staccato, mi pare, un po' mentalmente. Gliel'ha consegnata, praticamente gli ha detto Neres, calcia pure al limite dell'area. Interno. Praticamente ha preso il palo, fortunatamente per l'Inter. Ma prova il Benfica a rendere meno amara la sconfitta. Il colpo in testa e il gol.
e c'è il gol del Benfica che riduce ancora le distanze, ancora di testa, un pallone deviato in porta e rimesso di corsa al centro per il gol del 3-2. Il gol viene assegnato ad Antonio Silva e quindi con la maglia 66, ha fatto gol il numero 66. Inter 3 Benfica 2, complessivo 5-2, per carità, cambia poco, però visto che c'era stato anche il palo, non è che forse l'Inter ha staccato la spina troppo presto. Hai ragione, è questo che non piace, perché cioè la qualificazione è ad un passo, però tu non ti puoi permettere concedere queste due distrazioni nel giro di 5 minuti. Giornata di Champions che vede Milano vicinissima alla finale, quindi l'Italia torna in finale con Milano, perché la semifinale sarà a questo punto, possiamo dirlo, Milan-Inter, e con il doppio confronto qui a San Siro, con due squadre italiane rimaste in Champions che si affronteranno, una uscirà ma una andrà in finale. Insomma, quando si arriva a questo punto del campionato è normale che sia così. La partita si concluderà con il sesto calcio d'angolo per il Benfica, 4 battuti dall'Inter, siamo al 94esimo, bandiera di sinistra, vediamo se il Benfica troverà il gol del pareggio, limite dell'area di rigore, no, finisce qui, no, c'era sentito un fischio da parte del pubblico, non era l'arbitro, che lascia proseguire, ancora palla in aria, pericoloso, ed eccolo il gol del pareggio, e quindi ha pareggiato il Benfica 3-3, e qui probabilmente adesso zuffa tra un giocatore del Benfica e uno dell'Inter, si prende il cartellino giallo, ancora uno dei nuovi entrati, insomma questo tecnico tedesco che non fa a cambi, però in panchina gli uomini ce l'ha, perché entrano e segnano. Intanto il giallo è stato per David Neres, che ha segnato in Musa, il giocatore croato, che segna il gol del 3-3 al 94esimo. 5-3 il complessivo, certo, sì. C'è stato un calo, perché sai che abbiamo parlato spesso del 3-1 del Benfica, meno male che ci sono stati quei due gol dell'Inter, perché poi dopo inevitabilmente mi assumo la responsabilità di quello che dico, c'è stato un calo di concentrazione, ma anche fisico, fisiologico. È finita, Milano è in finale di Champions League, la semifinale sarà tutta milanese, derby Inter Milan, un po' di amaro in bocca per come è finita, perché il Benfica ha evitato la quarta sconfitta segnando 3-3, complessivo 5-3, però sul discorso qualificazione Fulvio Colovati, ma velocemente ritorno, non c'è stato non c'è stata partita, l'Inter ha meritato questa semifinale, una semifinale, consentitemi di dire, affascinante. Questa è la vera Inter che vogliono i tifosi, pratica, concentrata, intensa, non è indubbiamente l'Inter campionato, ma io vado oltre, dico semifinale Inter Milan o Milan Inter, è una cosa che insomma è un segnale positivo per il nostro calcio. Dall'altro, Real Madrid contro Manchester City, che sta impattando con la Bayern Monaco, il riepilogo, l'Inter si è qualificata per la semifinale di Champions League, dove incontrerà il Milan dopo il 2-0 di una settimana fa a Lisbona, 3-3 a San Siro, le reti, primo tempo, Barella al 13esimo, il pareggio del Benfica, Arsenal al 37esimo, ripresa, segna Lautaro Martinez al 20esimo, triplica Correa da poco in campo al 32esimo, poi l'Inter stacca la spina, subisce un palo e poi negli ultimi minuti Antonio Silva per il 3-2 e Musa a tempo scaduto per il 3-3. Il Benfica lascia la Champions, l'Inter va avanti, abbiamo la certezza di un italiano, una milanese per l'esattezza, che andrà in finale di Champions League. Grazie come sempre Fulvio. Grazie Giuseppe, buonasera a tutti voi. Grazie per essere stato con noi, a risentirci a presto. Grazie a Daniele Bulgarini e Antonio Topolino per l'assistenza tecnica, a tutti voi che ci avete seguito. Giuseppe Bisantis dallo stadio Giuseppe Meazza di Milano San Siro ricorda che con il 3-3 tra Inter e Benfica l'Inter ha conquistato la semifinale di Champions League. Grazie a tutti, buonasera.